Benvenuto al nostro video sulle tecniche di applicazione per le corrugazioni. Una corrugazione è un recesso a livello del pannello del veicolo. Quasi ogni veicolo commerciale presenta corrugazioni, quindi è fondamentale padroneggiare le tecniche per applicare il film su di esse. Tutte le corrugazioni differiscono leggermente per profondità e forma. Ti mostreremo delle tecniche che ti permetteranno di effettuare l'applicazione su qualsiasi corrugazione. Nota bene, solo i film cast 3D conformabili sono adatti a questo tipo di applicazioni. Altri materiali, come i film calandrati, possono essere applicati sulle corrugazioni, ma non utilizzando le tecniche che ti mostreremo qui. Iniziando a lavorare al pannello del veicolo, posizioneremo il film dandogli la giusta quantità di tensione. Così facendo, si eviteranno problemi nelle fasi successive. Una volta applicata la giusta tensione, ci concentreremo a passare la spatola, innanzitutto, sulle zone piatte. Nota che abbiamo lasciato dei ponti sulle corrugazioni. Lasceremo queste parti per dopo e ci concentreremo su tutte le zone piatte, come i bordi piatti e le zone centrali. È importante lasciare materiale a sufficienza sul ponte. Questo ti permetterà di spingere dentro in un secondo momento, senza creare un'eccessiva tensione. Osserva come premo su questo ponte, per esempio. C'è materiale a sufficienza per mantenere bassa la tensione. Se dovessi passare la spatola troppo in basso e fare il ponte troppo corto, ci sarebbe troppa tensione per una corretta applicazione e il film probabilmente si staccherebbe. Quindi assicurati di avere il materiale a sufficienza sul ponte. Per garantire una buona applicazione sulla corrugazione, dobbiamo riscaldare il film. Il calore rende il film più flessibile e questo ti permette di raggiungere le parti più profonde della corrugazione stessa. Imposta la pistola termica su un livello tiepido e inizia a scaldare il film. Noterai immediatamente che la tensione inizia a cambiare man mano e inizia ad appiattirsi. Riscalda lungo l'intero ponte per allentare la tensione il più possibile. Non concentrarti sul semplice riscaldamento di certe parti, come la parte superiore o la parte inferiore. Invece, assicurati che tutto il ponte sia caldo, perché ti servirà più materiale possibile per eseguire la corrugazione nel modo giusto. Prima di iniziare a lavorare il materiale, ossia spingerlo dentro la corrugazione, usando un guanto bagnato, fai scorrere un dito lungo i bordi per assicurarti che siano uniformi e piatti. Questo aiuta ad evitare la comparsa di grinze nel passaggio successivo. Prima di iniziare ad applicare pressione nella corrugazione, è fondamentale che il film raggiunga una temperatura compresa tra i 45 e i 55 gradi. Questo è il momento in cui il film è più flessibile. Quando inizi, utilizza un misuratore di temperatura per assicurarti che la temperatura sia giusta. Una volta riscaldato, avrai poco tempo per lavorare sul film, prima che perda la sua flessibilità e debba essere riscaldato di nuovo. Quanto tempo rimarrà a 45-55 gradi? Dipende dalla temperatura dell'ambiente e dalla temperatura del veicolo. Può essere 10-20 secondi, ma potrebbe essere di meno o di più. Concentriamoci adesso sulla posizione delle dita. Se la posizione è sbagliata, creerai una cannula d'aria o un ponte sotto il film. Una posizione sbagliata delle dita, inoltre, creerà sezioni con un'eccessiva tensione su troppo poco materiale. Queste sezioni potranno successivamente originare dei distacchi del materiale. Quindi, usa la posizione giusta assicurandoti che la parte più sottile del dito raggiunga la parte più profonda della corrugazione. In questo modo, mentre raggiungi le diverse parti della corrugazione, presta attenzione alla posizione del tuo corpo. Dovrai modificare la posizione del corpo per assicurarti che le dita possano lavorare alla stessa angolazione giusta per tutto il tempo. Ricordati di tirare sempre il film, mai di spingerlo. Verifica la corrugazione prima di riscaldare di nuovo, assicurandoti che non sia presente aria. Questo infatti causerebbe gravi problemi nel momento di riscaldare di nuovo il materiale. Nota che probabilmente si formerà dell'aria nelle zone piatte, quindi usa una spatola per spingerla fuori. Anche se adesso ha un bel aspetto, non abbiamo ancora finito. Dobbiamo riscaldare ancora per fissare il film.
Così facendo, resettiamo la memoria del film e rimuoviamo la tensione extra. Se non riscaldiamo di nuovo, il materiale presto si staccherà, forse nel giro di poche ore o minuti. Il riscaldamento richiede una pistola termica e un termometro. Assicurati di riscaldare tutti i recessi e le aree in cui il film è stato allungato. La cosa migliore è quella di riscaldare zona per zona, applicando il calore in cerchi. Togli il getto dell'aria calda dalla pellicola e misura la temperatura. La temperatura che vuoi raggiungere è 95 gradi. Assicurati di non misurare solo in un punto, ma l'intera sezione che hai riscaldato. Una volta completato, passa alla sezione successiva e procedi allo stesso modo. Importante, non misurare la temperatura nel flusso d'aria, otterresti una falsa lettura. Dunque, questo è il modo per applicare il film sulle corrugazioni. Utilizzando queste tecniche, sarai certo che il materiale non si stacchi. Ricapitoliamo le fasi dell'applicazione sulle corrugazioni. 1. Crea un ponte. 2. Riscalda il film a 45-55 gradi. 3. Applica il film nella corrugazione. 4. Stabilizza oltre 95 gradi. Queste sono le tecniche fondamentali che i tuoi Avery Dennison Academy Trainers possono aiutarti ad imparare e a padroneggiare. Grazie per la visione!